Ma cosa c'è? Minù, so che hai giocato con i Lego e li hai di nuovo lasciati in giro. Ma Claudio, come hai fatto a sapere che io giocavo con i Lego? Minù, ne ho trovato uno. Ma io ho guardato dappertutto, come hai fatto te a trovarlo? L'ho trovato col sedere. Ma Claudio, ma tu cerchi le cose con il sedere, io le cerco con gli occhi. Beh, con il sedere perché la tua casetta dei Lego, adesso te la faccio vedere, che è anche bella appuntita, era sulla mia sedia dove io di solito poso il sedere. E adesso mi dirà che c'ha un altro superpotere. Sì, ebbene sì, abbiamo un potere grandissimo, che è il potere del senso del tatto. Il tatto? Sì, va bene, dai, non sono più arrabbiato con te, perché adesso parleremo del senso del tatto. Ho preparato già un gioco per te, anche se mi fa male un po' il sedere ancora, perché mi sono seduto sulla tua casetta Lego e ho sentito subito che era dura e appuntita. Infatti c'è il cabinetto che proprio mi appunto in mezzo alla coscia. Senti, va bene, cambiamo discorso. Che gioco è questo che vogliamo fare? Minù, guarda, io ho nascosto qualche cosa in questo sacchetto. Adesso te dovrai capire che cosa c'è qua dentro senza usare la vista, ma usando il senso del tatto, cioè infilandoci solo le zampe davanti. Prova un po'. Sento una cosa piuttosto dura, però di forma un po' ovale e molto rugosa. Vediamo, di questa forma qui, che è una forma un po' come un piccolo uovo di Pasqua, ma duro, mi sembra, la consistenza del legno. Ma sì, ho capito! Quella lì è una noce. Ah, Minù, vedo che anche te stai usando il potere del tatto. Guarda, adesso la tiro fuori. Eccolo qua. Guarda che bella noce. Questa qui la possiamo usare come merenda sana. È una bella merenda sana. Qualche noce, magari una fetta di pane. Sentirai che bella. Sì, ma mi piace anche giocarci. Guarda. Minù, ti piace questo gioco? Miau, sì, sarebbe bello se ci fosse anche la pimpa, potremmo farla insieme. Va bene, la chiamo, tanto credo proprio che la lezione della maestra Orsa, la video lezione, sia terminata. Proviamo a chiamarla. Pimpa! Eccomi! Sì, la video lezione della maestra Orsa del bosco Orsa. È finita, è stata veramente molto molto bella. Un giorno vi racconterò che cosa ci ha insegnato la maestra del Bosco Orsa. Ma insomma, che gioco state facendo qua? Ehi, miau! Guarda, stiamo usando un altro dei nostri poteri, il senso del tatto, per capire che cosa c'è dentro il sacco anche senza vederlo. Bene, allora dai, provo io. Metti solo le zampe. Che bello, è una cosa liscia. E poi è grande quasi come me. E poi vediamo che forma ha. Ha la forma quasi di una palla, però da una parte ha un qualche cosa, ma ho capito che cos'è, al picciolo. Quindi questa, sono sicura, sicurissima, è una mela. Sì, te la faccio vedere, Pimpa, guarda, la tiro fuori dal sacchetto. Op. Ah, che bella mela, sì, vedi, c'è al picciolo un po' corto, ma... Ah, che bella, che profumo che ha questa mela, però sai, una cosa... Sì, ho capito che era una mela, ma non potevo capire che colore aveva. Adesso che la posso sentire con il tatto e vedere con gli occhi
e sentire anche il profumo che ha. È una cosa meravigliosa avere questi poteri dei sensi. Sentite, vi è piaciuto questo gioco? Sì, però che ne dici, Claudio, se facciamo giocare anche Gabriella? Beh sì, mi sembra una buona idea, lei si è divertita a fare gli altri giochi. La chiamiamo? Gabriella! Eccomi, sono arrivata, ciao a tutti! Ciao! Ciao Pimpa, ciao Minù, ciao Bimbi! Gabriella! Eccomi, dimmi. Qua! Guarda, stiamo facendo un gioco anche questa volta, un gioco che sicuramente piacerà, l'abbiamo fatto sia Minù che io. Miau, ciao Gabriella! Ciao! E guarda, allora, stiamo usando di nuovo un nostro potere, un superpotere, che è il potere del senso del tatto. E il senso del tatto ci fa capire qualche caratteristica degli oggetti anche se non li guardiamo, se non sappiamo il gusto, se non li annusiamo e se non li vediamo. E ad esempio, noi abbiamo nascosto in questo sacchetto qua, che adesso viene qui vicino a te, abbiamo nascosto una cosa. Vedrai che se te infili dentro la mano, ma mi raccomando, sii onesta, non devi guardare, solo infilare la mano. Bene, allora, vedrai che scoprirai che cosa c'è dentro. Piano piano, vai. Vado. Cosa c'è dentro? Una cosa morbida, un oggetto morbido. Morbido, che bello. Morbido, però, e anche dall'altra parte anche ruvido. Graffia un po', Mi graffia le mani. Ma cosa sarà mai? È un oggetto anche di forma rettangolare. Fantastico. Devo capire che cos'è. Ah, ho capito! È la spugna! È una spugna! Per lavare i piatti. Ho indovinato, Pimpa? Non so, prova a tirarla fuori, Gabriella. Evviva! Sì, ho indovinato, eccola! La facciamo vedere bene anche a loro? Ecco qua, non vogliamo fare pubblicità, ma è proprio una spugnetta di quelle che si usano per lavare i piatti. Adesso proviamo con un altro giro di cose da... Ehi Claudio, però adesso devi giocare anche tu. Abbiamo messo una cosa nel sacchetto e dovrai capire te che cos'è. Sì, Claudio, tocca a te. Vediamo. Oh, sì, ho trovato qualche cosa. È piuttosto fresco, è liscio ma non liscissimo. La forma, vediamo un po'. Sembra che abbia una pelle un po' rigida e in effetti sì, non è per niente morbido, non è per niente elastico. Ah sì, adesso ho capito, da una parte è intanto quasi rotondo, ma non è rotondo, da una parte è più rotondo, da una parte è leggermente un po' più a punta, ma lo so che cos'è, questo qui è un uovo, vediamo, guardate che bell'uovo. Sembra un uovo di Pasqua, ma invece è un uovo di gallina. Ma guardate che bello che è. Prima non, ovviamente non si poteva capire di che colore è. Bene. E allora continuiamo col gioco. Adesso nasconderò io una cosa nel sacchetto per uno di voi. Ah, Minù, adesso ho messo di nuovo una cosa nel sacchetto per te. Metti le zampe, mi raccomando, non guardare. No, non guardo, perché è un gioco già così bello da fare. Riesci a sentirlo? Che freddo, ci picchia una cosa così rettangolare, freddissima, ma proprio freddissima come il ghiaccio. Ah, ho capito cos'è, è il ghiaccio sintetico, quello che si mette nelle borse frigo. Ma sì, l'hai capito benissimo, perché il senso del tatto ci permette anche di sapere se le cose sono fredde o calde. Ah, voglio sentirlo anch'io. Mamma mia, adesso il naso tutto freddissimo, ci picchia. Adesso faremo un altro indovinello per qualcun altro.
Ecco qua, Pimpa, questo è per te. Ho preparato, ho messo una cosa nel sacchetto, adesso dovrai indovinare tu mettendo le zampe. Dunque, questa è una cosa strana, sembra una scatoletta, perché è piccola, è una forma quasi rettangolare, però un po' arrotondata dalle parti. Però, sai, ha una caratteristica particolare. Quando la schiaccio si deforma, ma poi ritorna della sua forma. Insomma, potrei dire che non è rigida, è elastica. Ma sì che ho capito che cos'è. È la gomma per cancellare. Ma Pimpa, sei stata bravissima. Adesso la tiro fuori. Così la vedono tutti. Ecco qua, la gomma per cancellare. In effetti, la gomma si può piegare e poi riprende la sua forma da sola, è elastica. La vuoi sentire anche tu, Minù? Dai, dai, che le fai il solletico.